Per arrivare al tesoro leggendario ci servono le 7 gemme stella e per poter scoprire la loro locazione dobbiamo recarci al portale millenario ed esporre la mappa, da quello che ho capito. E quindi non perdiamo tempo, benvenuti miei ombre in un nuovo episodio di Paper Mario, il portale millenario. Allora, ho fatto caso ad una cosa, sì, sono tornato indietro per curare tutto il team perché, come ben sapete, sono uscito con le ossa rotte da quel combattimento della scorsa volta, ma vi ricordate che siamo stati derubati dei nostri danari? Ebbene, credo di aver trovato il ladro. Cioè, il ladro dovrebbe essere quello di là. Quindi noi sconfiggendo il tizio qua, il guardiano, comunque pagando il pedaggio, in teoria potremmo riprenderci i nostri denari o comunque affrontare quel nemico e poi riprenderceli? Forse. Non lo faremo adesso, ma sicuramente è una cosa che dovremmo tenere a mente, anche perché ce ne ha rubati tipo la metà, se non sbaglio. Quindi, tanta roba. Il portale millenario deve essere qui vicino. Andiamo avanti. Ok. Allora, qui vedo delle crepe. Ma non si può fare niente. Ok. Era giusto provarci. Allora, qua piattaforme mobili. Di qua, invece... Difficile capire dove bisogna andare prima e dove dopo, quindi proveremo in entrambe le direzioni. Allora, tutto chiuso. Apriamo. Leggi tarocchi. Oh oh, benvenuto Mario! Io sono la graziosissima maga Merlastra. Hai un sogno particolare? Sai cosa vuoi ma non sai dov'è? Hai perso la via? La luce delle stelle mi indicherà dove cercare e cosa trovare. Oh oh. Vuoi che consulti gli astri? A proposito, di che cosa? Come proseguire? Le scheggiastelle? I soli custodi che ci servono per aumentare il livello dei personaggi? Ok. No, per il momento siamo a posto. Bene. Se pigiare ZL ci dà un piccolo suggerimento, o perlomeno ci indica il nostro prossimo obiettivo, venire qua... Direi che ci indirizza molto bene dove dobbiamo andare, in base a quale suggerimento prenderemo. Però bisogna pagare, per il momento non lo faremo. Ehi amico, pensi davvero di poter passeggiare nel nostro sotterraneo come se niente fosse? Chi è? Oh, Goomba. Tipico, il classico snobismo della gente di superficie. Oh, ma qui non c'è il sole. E come sa di chiuso l'aria. Oh. Eh già, vieni qua, Matusa baffuto. Che ti aggiustiamo noi. Smettetela, perché due studiosi e un mitico eroe non possono passeggiare per le fogne di una città portuale? Dove avete imparato l'ospitalità? Nelle fogne? Perché sapete, il vostro benvenuto puzza di marcio. Calma però. Presuntuosa. Se non vi piace il nostro benvenuto, spero che vi piacciono le risse, altrimenti fuori dalle nostre fogne. Nessuno viene qui a farci la predica nel nostro sotterraneo, nessuno. All'attacco. All'attacco. Allora, abbiamo imparato un pochettino a muoverci con soprattutto la difesa. Abbiamo ripassato a fine episodio, anzi scoperto perché in realtà non lo sapevo. Vediamo se funzionerà. Allora, mi pare A per pararsi, ok. B invece per pararsi al 100% e fare un contrattacco mai più difficile da eseguire. Vabbè. Ci sono un Goomba, un Goombistrice e purtroppo anche un Goomba volante. Un'intera famiglia di Goomba è imbattibile. Bisogna fare attenzione soprattutto a quello di mezzo. Il Goomba Goombistrice. Scusate. C'ho dei nomi strani. È un Goomba con una spina sulla testa e quando gli salti sopra subisci dei danni. Il Goomba volante non si può attaccare con il martello perché è in aria. Quindi con il salto. Puoi attaccarlo solo con il comando d'azione salto. Bene. Valuta bene i tuoi avversari per scegliere la strategia d'attacco. Giusta. E fai attenzione a quei comandi d'azione mentre attacchi e ti difendi. Ora vai, fatti valere. Dunque. Ah, dimenticavo. Con Y si può cambiare l'ordine di attacco dei membri della tua squadra. Mario, se vuoi puoi far combattere Goombella per prima, ricordatelo. Io resterò a guardarvi da una distanza di sicurezza. Vi auguro in bocca al lupo. E infatti sospettavo che lui non ci avrebbe aiutato nel combattimento. Ok. Allora. Lei può solamente fare l'attacco dall'alto, quindi mandiamolo sul Goomba volante. Mandiamola così. Ah!
Subito? Perfetto. Molto bene, allora. Poi, con Mario. Non posso attaccare quello dietro? Come faccio a... Aspetta, aspetta. Non posso spostare... Non mi fa attaccare quello dietro. L'altro però volante, sì. Mi sono difeso, comunque. Non in maniera perfetta, ok. Però va bene. Spostiamo. Martello. Pensavo di poter attaccare qualsiasi nemico. E invece, boh, a meno che io non abbia sbagliato a premere, ma non mi sembra, francamente. Cioè, so premere destra, sinistra. Almeno fino a lì. Aia! Grazie. Ora mi sento meglio. Bravo Mario, d'ora in poi altri brutti ceffi cercheranno di attaccarti. In quel caso lotta con tutte le tue forze e usa i comandi salto e martello. Puoi anche cominciare la battaglia prendendo l'iniziativa. Appena incontri un nemico, lanciati su di lui e attacca. Chiaro? Cosa? Che? Scusa? Cos'è sta roba qui? Beh, non posso fare niente, forse solamente estetica. Può darsi. Allora. Salto un po' fuori tempo. Ok. Allora, qui c'è un tubo. Immagino che porterà da qualche parte. Vediamo dove. Forse dove dovremmo andare noi? Chi lo sa. Può darsi. Sotterranei 2. Allora, aspettate un secondo. Prima controlliamo sulla destra. Non so se ho visto tutto. Oh, ok. Lì c'è un forziere, lì c'è un altro tubo. Si può fare il salto sul muro? No, direi di no. Ok, no. Non credo che io ci possa arrivare al momento là sopra. O serve un'abilità, oppure no. Ah, no, beh. Questo intanto cos'è? Può starci che magari dobbiamo passare di là per andare lì. Strano, perché comunque si scende, però non si sa mai. Magari poi si risale da qualche parte. Via, via. Andiamo. Iniziativa di Mario. Ah, perfetto, così attacchiamo subito. Beh, ottimo. Assolutamente ottimo. Così. Ma lei consuma qualcosa facendo queste? Non mi sembra. Sì, non capisco cosa sono per il momento quei fiori. Ma forse perché non li stiamo, non li possiamo utilizzare. Punti stella. Bene. Direi che è sempre meglio saltargli sopra, insomma. O colpirli con il martello prima che ci attacchino. Si possono anche schivare, certamente. E non combattere, però... Ah, peccato. Vabbè. Almeno all'inizio credo sia saggio fare così. Allora. Perché ha recuperato vita lei? Oh, va bene. Allora, difesa. Non ho pigiato bene. Decisamente no. Ping! Sì, questi hanno due punti vita, letteralmente, quindi. Voilà. Oh. Non ho fatto per il momento rifornimento alla bottega, però. Intanto troviamo qualcosa in giro. Il che non è male. Gli oggetti si usano nelle battaglie, ok. Sì. Via, via. Ci serve tutto quello che possiamo prendere da questi nemici. Martello.
Lazzo. Yehow. Bim. Ok. Allora, per aumentare di livello solo con i soli, se non ho capito male. Fiore, buono. Oh. Abbiamo trovato degli oggetti che si possono rompere. Confermato, ci sono. Questo è un blocco giallo gigante, è troppo resistente per romperlo con il martello che possiedi ora. Devi ottenere un martello più potente. Ah. Ok, dovremo tornarci allora. Bing. Non conosco i nemici, quindi per il momento li continuerò ad attaccare con il martello e basta. Anche perché non è che abbia molte alternative se non il salto, quindi. Testata. Oh, ok. Non sapevo come attaccava, quindi era un po' difficile pararsi. In realtà, credo sia difficile comunque. Anche adesso che lo so. Molto veloce. Pin. Se n'è andato. Mi sa che ci sono dei poteri da sbloccare, eh? Oppure qualcosa di, segreto da scoprire. Saltiamo per la prima volta un nemico, incredibile. Allora. Qui, ok. Chiave nera. Una chiave nera. Chissà a cosa serve. Difficile dirlo. Vediamo un attimo da qua. Allora, borsa. Oggetti speciali. Ah, perfetto. Non c'è scritto nulla. Ok. Eccoci risaliti. Andiamo avanti. Direi che la chiave nera va qua. Ehi, hey, là fuori, puoi sentire la mia voce? Ma allora, sei tu l'eroe leggendario? La leggenda dice che solo un eroe può sentire la mia voce. Beh, in effetti, modeste a parte. Molto tempo fa uno spirito malvagio mi ha maledetto e imprigionato in questo forziere. Da allora sono qui, ad attendere l'arrivo dell'eroe leggendario. A proposito, ma tu come mai sei venuto fin qui? Mi chiedo se possiamo credere alle parole di questo forziere. In ogni caso è meglio che non... è meglio non dirgli che stiamo cercando le gemme stella. Sì, ma l'hai appena detto, tipo... Ops, l'ho appena detto ad alta voce, esatto. Che scienziato scempiato che sono! Non tengo mai la bocca chiusa! Se cercate le gemme stella, allora siete proprio degli eroi. Per entrare in possesso delle gemme avete bisogno della mia forza. Quindi vi chiedo di cercare la chiave e tirarmi fuori di qui. L'abbiamo trovata. Non sono sicura che questo tizio se ne intenda granché di gemme stella. Cosa intendi fare, Mario? Vorrei che trovassi la chiave e mi liberassi. La chiave ha questo aspetto. Sarà sicuramente da queste parti, te ne prego, eroe. Cosa? Hai già trovato la chiave? Ci credo che sei considerato un eroe. Toh. Oh, grazie. Uah. Vediamo che aspetto ha. Sei uno... sciocco. Risata malefica aggiunta da me. Ci sei proprio cascato. Chi ti aiuterà ora? Sono rimasto qui dentro per moltissimo tempo e ho accumulato tanta rabbia che... Ti lancerò un anatema spaventoso. Terribile. Sì, maledetto. Oh no. Ti ho maledetto. Ragazzo, ti annuncio che hai sul groppone una bella maledizione. D'ora in poi, se in un certo luogo premi Y, ti trasformerai in un aeroplanino di carta. Beh, che ne pensi? Sei spaventato? Hai paura, eh? Mi sa che è più tipo un power-up. Siccome mi fai un po' pena, ti insegnerò cosa fare quando arriverà il momento. Ascolta bene.
Ogni volta che salirai su una piattaforma per il cartaplano, la piattaforma si illuminerà. Bravo, ci sei salito. Ora prova a premere Y ed eccoti trasformato in un bel cartaplano. A noi va bene. Quando voli puoi manovrare il cartaplano muovendo L avanti e indietro. Esempio. Ok. Sì. Chiaro. Tuttavia, se esageri nell'inclinare L, rallenta fino a precipitare a terra. Non appena riprende quota, smetti di inclinare L. Ci vuole tempismo. Forza, renditi ridicolo davanti ai tuoi amici. È possibile. Davanti a voi, in questo caso. Che siete comunque miei amici, per carità. Ok. Oddio, dire che ho capito non so se è la parola giusta comunque. Quando non ne puoi più della vergogna del volo, premi B per tornare normale e atterrare. Ok. Che maledizione, wow. Allora, hai capito come funziona questo terribile anatema? Diciamo di sì. Poi proveremo sul campo meglio, eh? Allora addio, tonto. Ma quale tonto? Tonto sei tu. Non ho capito io. Ma chi era quel tipo? Ma guarda. Ci ha fatto un enorme piacere, quindi bravo tizio. Dunque, testiamo subito. Vola. Ah, ho capito. Forse. Forse. Sì, è una sfida. La supererò, non vi preoccupate. È che ero abituato a schiacciarlo a sinistra, adesso devo schiacciare a destra. E quindi ho fatto un pelo di fatica, un po' di confusione. Vediamo, riproviamo. Incliniamo L. Ok, una roba del genere più o meno. Sì, chiaramente, essendo un aeroplanino di carta, non è che va dritto così. Bisogna fare attenzione. Allora, c'era il simbolino anche all'inizio. Quindi di sicuro c'è qualcosa anche là. Avevamo visto una porta e un forziere. Però poi, quando sarà il momento, ci torneremo. Perché mi sa che adesso c'è qualcosa di più importante. Mario, Gumbella, guardate là! Il portale millenario! Ma è meraviglioso! Allora, la leggenda diceva la verità. Avviciniamoci! Sì. Le sette stelle. Ci sarà qualcosa qui? Non penso. Poggia la mappa, su. Saranno, immagino, le sette zone. Professore, ma cosa succede? La mappa. Posizione in arrivo. Sì. Luce abbagliante. Ah, bellissimo. Si colora mano a mano che sblocchiamo. Sulla mappa magica è apparsa l'ubicazione della gemma stella. Non c'è un modo per richiamare velocemente la mappa? Inoltre da ora in poi puoi usare una tecnica speciale, la tecnica tutta vita. Ovvero? Professore, guardi la mappa. Dovrebbero essere delle informazioni relative alla posizione della gemma stella. E avete visto che bagliore? Il corpo di Mario ha assunto una nuova forza. Torniamo nel mio studio ed esaminiamo ancora la mappa. Ok, quindi una nostra nuova abilità quella. Con te tra poco farò i conti. Ma certo! Ha capito, professore? Ovviamente, mia cara. E ora vi spiego. La prima cosa da sapere è che questa mappa è fenomenale! La mappa è una specie di radar che mostra dove sono situate le preziose gemme.
Stando alle indicazioni, la prima gemma stella si trova nella piana dell'Iride. La piana dell'Iride. La piana dell'Iride è una pianura situata ad est di Fannullopoli. Veramente, io avevo già il sospetto che quel luogo avesse qualcosa di strano. Nel libro sul tesoro che ho letto, la piana dell'Iride era citata troppe volte. E come si può raggiungere questa piana dell'Iride? Nei sotterranei c'è di certo un tubo che porta lì. Se usate quello, sarete lì in un attimo, in un batter d'occhio. Forse è la parte che ha da fare con l'aeroplanino, eh? A proposito, Mario, posso chiederti come hai fatto a trovare quella mappa? Ce l'ha mandata Peach, che è sparita. Boh, te l'ha spedita la principessa Peach? La principessa Peach è una fanciulla più o meno fatta così? Lo sapevo! Tempo fa la principessa è venuta a consultare dei libri nella mia biblioteca. Cercava delle informazioni sul tesoro. Così le ho dato una piccola lezione sulle gemme stelle e sulla piana dell'Iride. Bravissimo. Sono sicuro che è partita per la piana dell'Iride. C'è anche un gruppo di tipi sospetti alla ricerca delle gemme. Difficile credere che Peach abbia qualcosa a che fare con quei ceffi. Bene, allora dirigetevi subito verso la piana dell'Iride. Se la principessa fosse già in cammino, sarebbe meglio raggiungerla presto. Più che le gemme stella è importante trovare Peach sana e salva. Quello sicuro. E lei, professore, non viene con noi? Ho deciso di informarmi di più sulla principessa Peach e quella banda di manigoldi in città. Avventure di questo genere sono troppo faticose per un vecchietto abituato a leggere solo tanti libri. Ma se avete bisogno di me, tornate a trovarmi. Va bene. Allora andiamo, Mario. Fate del vostro meglio. E ora, lasciate che vi accompagni fuori. Vediamo se adesso c'è qualcosa nel cestino. No. Via. Ah, Mario, stavo dimenticando una cosa. Quel bagliore che abbiamo visto appare intorno a te significa che hai appreso una tecnica speciale. Che hai visto apparire intorno a te. Una tecnica speciale? Spiegarlo a parole sarebbe troppo complicato. Lo vedrete direttamente dal vivo. Volete provare? Sì, certo. Ci serve imparare. Ottimo, allora ti farò una piccola lezione sulle tecniche speciali. Che richiedono i punti fiore, probabilmente. Per prima cosa, osservate attentamente la barra dell'energia stella. Ah, allora, forse no. Oh. Nella barra c'è un pallino, significa che tu possiedi un punto di energia stella. L'energia stella ti permette di usare le tecniche speciali. Per esempio, se vuoi recuperare PV e PF, usa la tecnica speciale tutta vita. Ah, ci dà vita. Ok, sì. Diciamo che era abbastanza chiaro. Ok. Inclina ripetutamente L a sinistra per colpire fiori e cuori. Ah, basta spammarlo, cioè. Non serve mirare, fare nel punto giusto. Ok. E recuperiamo i PV. Ottimo. Buona tecnica. Hai usato il punto e ora non hai più energia stella. Anche se hai finito l'energia stella, puoi accumularne altra. E a questo punto entrano in scena gli spettatori. Se riesci a far divertire gli spettatori, accumuli energia stella. Mario, Gumbella, attaccatemi. E come facciamo? Cioè, semplicemente attaccando? Ok. Si può fare. Sicuro, nonnetto? Bene! Hai allietato gli spettatori, perciò hai accumulato un po' di energia stella. Andiamo. Il martello però, poverino, no, eh. Oddio, ce l'ha chiesto lui. In effetti. Perfetto, stai accumulando sempre più energia stella. Inoltre, se sarai un buon combattente, soddisferai gli spettatori e verranno a vederti sempre più numerosi. Osserva quanti ne sono presenti in platea e te ne renderai conto da solo. 15. Ah, ok, in base a quelli recuperiamo i punti stella. Carina come meccanica, mi piace. Pim, pim. Hai capito?
Se aumentano gli spettatori, puoi accumulare maggiore energia stella. Sì, vabbè, capito. Puoi anche usare il comando applauso per ottenere energia stella, chiaro? Applauso. La lezione sulle tecniche speciali termina... In che senso applauso? Forse tipo consumando un turno puoi far applaudire gli spettatori. Può darsi, non lo so, non ci ha spiegato nulla. Mario, là fuori è pericoloso. Tieni, portala con te. Cos'è? Oh, tessera mazzapicchio. Tessera. Colpisce il nemico con una forza sensazionale. È una tessera. Vedrai che ti tornerà utile. Le tessere servono per usare delle tecniche particolari. Potrai infliggere maggiori danni al nemico, ma devi imparare ad usarle bene. Vuoi fare esercizio su come attivare? Ci tocca, ragazzi. Perdonatemi, ma mi tocca farlo. Per divertirti, se devi andare a tessera, prima non prendo più. Ok. Avete capito, no? Mm-hmm. Bene. ZR? Sì, ci sono. Tessere. Per attivare le tessere sono necessari i PT, punti tessere. Ah, PT. Per questa te ne basta uno. Mm-hmm. Hai usato un PT e hai attivato la tessera. Premi nuovamente A per disattivare la tessera. I tuoi PT torneranno allo stato originale. La spiegazione si conclude qua. Mm. Permette di eseguire mazzapicchio con 2 PF. Colpisce il nemico con... una forza sensazionale infliggendo più danni. Attivando due o più di queste tessere si consumano più PF ma aumenta anche la potenza. Ah, sono tipo... non so come chiamarli. Specie di... sì, power up, sostanzialmente. Per usare la tecnica mazzapicchio servono i PF, punti fiore. Eccoli qua. Quindi in battaglia tieni d'occhio i PV e anche i PF. Hai capito bene? Come si recuperano i PF però? Ora non vi resta che cercare il tubo che porta alla piana dell'Iride. Penso già di sapere dove si trova, eh. Però, allora. Sì, lo sappiamo, ma devo schiacciare chiaramente erroneamente la cosa. R. Allora, che si fa qui? Ah, eccolo qua, tessere. Ci posso entrare velocemente. C'è un problema. Ci riprovo, perché poi devo curarmi e sprecare altre monete. Non è che siamo tanto più forti di prima, eh. Si può provare. Abbiamo una cura. Quello sì. Allora. Facciamo una cosa. Prima mandiamo lei davanti. Sì, ci sta. Abbiamo anche un oggetto, ma credo che non sia il caso di utilizzarlo adesso. Il fiore, intendo. Testata. Boom. Ah, giusto, è vero. Porca miseria. Non può colpire con la testata lei. Sì. Però bisogna imparare a utilizzarla. Non so adesso qui come funziona il discorso. Ah beh, sempre uguale. Sempre uguale. Toglie 4, quindi il doppio. Non male. Solo che i PF sono molto limitati. Tecniche. Lei deve semplicemente difendersi. Ok. Ma sì, lo usiamo tanto. Adesso già non lo posso più utilizzare. Ah, giusto, è vero che devo schiacciare per la difesa. Mi dimentico. Maledizione. Tattiche. Applauso per il pubblico, però no, credo sia il caso di utilizzare la difesa. Tu invece vai sempre di martello, per forza, e si vola. Bim. Bene. Difesa. Mi ha tolto comunque 2, ma sempre meglio che 3, 4, quant'è che toglieva? Difesa. E tu attacchi. È una questione di principio, non voglio pagargli 10 denari. Guarda la super difesa. È uscita. Oh, che bello. Che soddisfazione. Ci ho voluto provare, è andata bene. Tra l'altro quell'attacco lì non lo ricordavo neanche, quindi è andata di lusso, abbastanza a fortuna in realtà. È una battaglia molto intensa.
Sì. Dai, l'ultimo colpo. Sono un mostro. Si vede che quell'attacco lì ormai ci ho preso la mano e ci ho fatto l'occhio. Sì. Senza usare oggetti e senza pagare soprattutto. Vediamo adesso cosa avrà da dirci. Dannazione, con gli eroi di videogiochi come te è sempre la stessa storia. Viene voglia di menare le mani. Vattene. Tu sei il ladro. Secondo me è lui. Questa è l'area est di Fannullopoli. Il capo del gruppo di malviventi al Lumacone è il padrone di questa zona. Non so se siano abitate o meno, ma qui ci sono solo case. Se non hai una ragione precisa, non ti conviene girarti da queste parti. Beh, allora, diciamo che la specie è il tipo timido. Sono tipo timidi? Sì, credo di sì. Un po' strani, però. Furfabio è un ladro, ma non commette malvagità. È sempre a discutere con Dammi l'osso. Di chissà che cosa, di chissà cosa. Dicevo, la specie era questa, però magari non era lo stesso personaggio. Il centro reclami che si trova di là serve anche a altre città. Se lo trovi aperto, vale la pena fargli una visita. Tu sei, invece? Questo è Dammi l'osso, dei Molla l'osso. Sta sempre a bighellonare da queste parti. Apparentemente è un tipo sospetto, ma in realtà vive seguendo i suoi sani principi. Chiaro? Centro reclami temporaneamente chiuso. Qui ci vuole una chiave. E vabbè. E qua non si passa per il momento. Va bene, dai. Era giusto. Qui ci sono delle impronte. Ma non mi posso tipo spiaccicare? In teoria sono un foglio, dovrei passarci lì. Funziona così? Sì. Ok, direi che possiamo andare giù. Devo recuperare vita? Non so nemmeno come funziona, si recupererà la vita da solo, prima o poi? Boh. Ehi, amico, vuoi imparare a combattere sul serio? Voglio dire, combattere con tutto il tuo cuore. Sento che hai un grande potenziale, ma ci sono ancora tante cose che non sai. Tecniche con stile, fare bingo, e la lista è lunga. Chiedi pure a me se vuoi saperne di più. Come chi sono? Mi chiamo Maestro di Lotta, e non sarò io a fermarli. Ma potrei, se volessi, con un mignolo. Comunque, sappi che porto in giro per il mondo le mie conoscenze. Se mi vede da qualche parte, passa a salutarmi. Ehi amico, ti serve una mano? D'azione, segreti della lotta. Vediamo se ci c'è roba nuova. Fantastico, parliamo di cose serie. Tecniche segrete? In cosa vuoi allenarti? Tecniche, difesa. Tecniche, ma... credo che questi siano le cose, siano i concetti base che abbiamo già studiato. Comunque, iniziamo, vediamo. Sì. Esci. Questo non mi interessa. E nemmeno la difesa. È solo per allenarsi, sì. Senza perdere quindi punti vita. Potrebbe essere comodo. Però qui magari vediamo. Salire di livello e punti stella. Punti vita. Quando hai pochi punti vita. Punti fiore. Ogni 100 punti stella raccolti salirai di un livello, Mario. Ah. Ah, aspetta. I soli che avevano menzionato l'altra volta sono per salire di rango. Quindi non è la stessa cosa che salire di livello a questo punto. Ok, va bene. Ci servivano tipo 3 di quei soli per aumentare di rango. Spero di non sbagliarmi. E quando sei di un livello recuperi tutti i PVPF di energia stella, ok. Inoltre potrai decidere se aumentare il tuo numero massimo di PVPF. Ok, bene. Sì, perfetto. Ah, mi mette il check su cosa ho ascoltato e su cosa no. Non li leggiamo tutti adesso, se no finiamo domani. Però di sicuro li andrò a leggere, off camera. Lo farò perché credo sia abbastanza importante. Ma adesso noi andiamo a concludere il nostro episodio, ok? Allora,
Ha detto che si può trovare anche in altre aree, quindi non penso che sarà obbligatorio arrivare qua. E tra l'altro mi chiedevo, c'è un teleport per viaggiare da una zona all'altra velocemente? Non credo, perché ho provato dalla mappa, ma non me lo fa fare. Cioè, se io vado qui? No. Per il momento almeno no. Gemme stella, non ne abbiamo. Appunti. Prossimo passo. Pinacoteca. Fannullopoli, ciclope. Sì, stavo guardando. E non ho neanche salvato ancora. Salviamo, dai. Adesso direi che ci sta. Secondo me qui c'è qualcosa. Però forse serve il martello più potente. È possibile. Allora, dicevamo, la zona dovrebbe essere questa. Mi sembra abbastanza evidente, no? Ok, ci siamo. Lì sopra non lo so come ci si va. Ah, c'è una crepa. Anche in questo caso, martello più potente. Immagino, eh? Non so niente del gioco, quindi sto tirando ad indovinare, però potrebbe essere. Anche se la crepa lassù... vabbè. È viscido. E fa anche un po' schifo. Sì? È come se quell'affare curioso ci invitasse ad avvicinarci. Ma che cos'è? Non devo fare... Ah, ok, devo colpirlo. Calamacchio! Mi fai male. Oh! Battaglia? Davvero? Non ho recuperato i punti né niente. Pessima idea. Vabbè. Vedremo di farcela lo stesso. Cala, 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 cala. Avete fatto un grave errore a far del male a Calamaco. Siete proprio malvagi. Siete brutti e cattivi. Mi spiace. Ma io ti conosco. Tu sei quell'impertinente baffuto. Che fai finta di non capirmi? No, no, t'ho capito benissimo. Calamacchiacchio. Sarai punito per la tua sfacciataggine. Non c'è scritto così, ma ho riassunto. Mario, ricordi quello che ha detto il professor Gumbestein? Con Y possiamo scambiarci i turni. Se hai pochi PV, manda avanti me. Sì, peccato che sei te ad averne pochi. c'è solo quel piccolo problema lì. Allora, andiamo con il martello. E si va. Ha due tentacoli. Allora, tecniche. Testata. Facciamo tutto su uno prima. Ah, così pochi punti vita? Buffone. È vero che hai pensato questo è buono fritto? O ancora meglio, in umido con i piselli? Sì, l'ho pensato. Lo sapevo! Mamma mia, super difesa! Con un attacco mai visto. Perché non posso fare il martello? Ah, perché è in alto. Quello non lo possiamo colpire. Solo con il salto. Perfetto. Facciamo bingo. Sicuramente. Con la fortuna che ho. Esatto. Esatto. Mi sembrava abbastanza impossibile beccare il simbolo giusto, perché andava troppo veloce. Però. Sei ancora in vita? Sì. Ping. Bene. Mamma mia. Mamma mia. E cosa succede? Ok, c'è più pubblico. Hai recuperato tutta l'energia stella. Ah, perfetto. Ok. Non che mi serva molto adesso, comunque. Super difesa ancora, ragazzi. Cioè, sono un mostro, non so cosa dirvi. Allora. Quasi quasi lo faccio. Facciamolo. Non voglio rischiare. Allora, com'è che era? Devo fare così. Spammare.
Più di queste icone colpisco e più... Ah, no, ecco perché non si può spammare. Ci sono alcune cose che non vanno colpite. Ah. Ok. In base a quello che colpisco, recupero vita in modo diverso. Vabbè, non si è refullata lei comunque. 8 sempre meglio che quant'era, 4. Finché mi esce la super difesa, ragazzi. Siamo a posto. Di nuovo. Questo è il primo boss, tipo. Lo è. E come se lo è. Perfetto. Posso anche utilizzare i punti fiore, però... questa volta non mi è riuscita. Vabbè, oh. Non è mica sempre domenica. Non è sempre domenica. E noi andiamo a fare il salto. Male l'ho fatto. Ok. Cade di nuovo. Ping. Fatto. Almeno credo. Da rumorino sembrava finita. Sì, perfetto. Siamo quasi a 100, quindi tra poco qualcuno salirà. Non ho capito se saliranno entrambi. Calamacchio! Pensavo che tipo era lui che ci portava, non so, nella prossima zona. Invece pensa di no. Ok. Ah, di là mi sa che c'è qualcos'altro. Però noi entriamo qui. Bene. Capitolo 1. Mario, il castello e la dragonessa. Quindi abbiamo ufficialmente finito il prologo. Ottimo. Rushando si poteva finire tutto anche magari nel primo episodio, però rushare non è da me. Non è da me. Bella questa zona. Già, mi piace con tutto questo verde. Questa è la piana dell'Iride dove dovrebbe trovarsi la gemma stella. Forza Mario, inizia l'avventura. La nostra avventura. In questa nuova zona. Riprenderà e inizierà nel prossimo episodio di Paper Mario, il portale millenario. Alla prossima. Ah.